A volte sogno di essere Rantanplan per poter uscire da questo dannato penitenziario. Ehi, sentite un po' qui. Uno scienziato ha messo a punto una macchina in grado di ridurre qualsiasi essere umano in dimensioni microscopiche. Te lo immagini, Joe? Potremmo evadere piuttosto facilmente. Sì, certo. E secondo te dove la troviamo, questa macchina? Basta compilare il modulo e ti viene spedita per posta. Un pacco per voi, fratelli Dalton. Cosa? È tutta rotta! No, non è rotta, devi montartela da solo. Basta seguire le istruzioni. Ecco. Chi è il primo? Che branco di codardi. Devo sempre fare tutto io. Ah, ci siamo! Mi sto rimpicciolendo! Funziona! Ta-da! E adesso tocca a voi. Ok, ci siamo tutti. Andiamo. La zuppa è pronta. Buono cibo per cani. Siamo nella ciotola di Rantanplan. Là, c'è un messaggio! Accidenti, devo aver mangiato troppo. Un po' di esercizio fisico mi farà bene. Oh, che meravigliosa caverna! Non è una caverna, siamo dentro al naso di Rantanplan. Una caverna dentro al naso! In fondo siamo stati fortunati ad essere ingoiati dal nostro cane. Pete lo porta fuori ogni giorno, quindi senza saperlo porterà fuori anche noi. Guardate, sta arrivando! Ho una bella sorpresa per te, Rantanplan. Vieni! Dimenticati dei cactus. Da adesso avrai il tuo idrante personale con aiuola. Piano B, dirigiamoci al cervello. Qualcuno sa dove siamo adesso? C'è vento, dovremmo essere nei polmoni. Non ci sono più niente tracce, niente tunnel, niente sbarre segate, solo questo coso qui. Controllate il penitenziario mentre io esamino questa strana macchina. Fantascientifico! I Dalton sono riusciti a rimpicciolirsi. E queste che cosa sono? Sembrano le loro impronte. Oh, miseritudine! Rantanplan se li è mangiati! Ma dove siamo finiti adesso? Credo nel flusso sanguigno. Stiamo salendo, buon segno! Stiamo andando verso la testa! Ma qui è tutto vuoto! No, ma guardate qua. Questo è il cervello di Rantanplan? Questo cane si comporta in modo bizzarro. Ed ecco i neuroni. Non sono mai stati collegati. Si spiega tutto. Grazie a noi, Rantanplan diventerà molto più sveglio e farà qualsiasi cosa. Hai il quoziente intellettivo di un genio. Rantanplan, vai a cercare le chiavi. Peabody
di miniaturizzato. Dovreste vergognarvi a approfittare di questo povero cane. Al contrario, l'abbiamo trasformato in un genio ed è lui che ci farà evadere. Oh, guarda, ho trovato un gioco nuovo, un sonaglio. No! Ma congratulazioni! Il suo cuore batte ancora! Ha bisogno di un defibrillatore! Ho un'idea! Lei cosa dice? Funzionerà? Eh? Tanto non abbiamo alternative! Cominciamo! Ma che stavate facendo dentro Rantanplan? Grazie, signorina Betty, ci ha salvato dalla miniaturizzatudine. A me sembra di essere rimasto piccolo. Zitto, Everett, lo ti abbasso definitivamente di 1,5 metri! Come dice la mia cara mamma, i ragazzi crescono sempre troppo in fretta. Alton, sono vaccinati. Seguitemi! Adesso ho capito la ragione del tuo andirivieni, Joe. Hai messo su un laboratorio segreto. Farò della nitroglicerina per far saltare in aria questo penitenziario. E tanti saluti a tutti. Hai bisogno d'aiuto, Joe? No! Oh, deve essere un laboratorio clandestino. Probabilmente quel dottore sta facendo delle ricerche segrete per conto del governo. Oh, non mi piacerebbe diventare una cavia. Non è questo che ci serve. Il sapore è ottimo. Sta per fare giorno. Presto, riportiamolo in cella. È un lavoro snervante. Ehi, Joe, la nitroglicerina si prepara attraverso la nitrazione della glicerina, facendola combinare con 3 gruppi nitro derivanti dall'acido nitrico. Infatti, non rimane che aggiungere a questo composto della comune glicerina e il gioco è fatto! Ehi là, chi si vede? I fratelli Dalton! Oggi siamo mattiniero! Mattinieri! Un mattiniero, 4 mattinieri! Non è complicato. Se colpisci la prima pietra, le vibrazioni si propagano alla pietra vicina, che le trasmette a quella accanto e così via. Che bizzarritudine! Everett l'intelligente! Com'è possibile? Il suo livello era così basso, l'intelligenzitudine non viene così all'improvviso. Vado a chiamare mio zio, il professor Albur. È uno specialista del cervello. Lui potrà illuminarci. Ecco il mio piano. Grazie a Everett gli farò credere che ho il vaccino antistupidità e che sarei disposto a svelarne la formula segreta in cambio della libertà. Ma non è vero che hai il vaccino, Joe! No, ma loro non lo sanno. Questo è l'importante. Signor direttore, le presento mio zio, il celebre professor Pat Albur. Molto lieto. Allora, dov'è il genio? Toh, è spuntato fuori un altro dottore. La situazione sta diventando grave. Questa macchina di mia invenzione si chiama intelligenziatore. Misura il quoziente di intelligenza di un paziente su una scala da 1 a 200. E finora qual è il punteggio massimo? 167, è il mio, ovviamente. Quanto fa 345.640 per 12,3? 4.251.000,37! Oh, è davvero fenomenale! Il suo quoziente di intelligenza batte ogni record! Sì, grazie al Daltonex, il portentoso vaccino antistupidità di mia invenzione.
Un vaccino contro la stupidità sarebbe una rivoluzione. E avremmo una clientela pressoché inesauribile. Ascoltate la mia proposta. Vi do la formula del mio vaccino in cambio della libertà. Avrai bisogno dell'autorizzazione da Washington. Con questo vaccino scolpirò il mio nome nella storia. Washington è d'accordo, perciò datemi la formula e sarete liberi. Dietro quel sorriso falsamente benevolo percepisco un pizzico di furbizia, come se stesse tramando di tenere la formula del vaccino per sé e defraudare Joe. Inoltre, secondo logica, ci saremmo aspettati che Peabody in persona venisse a darci la notizia, non certo lei. Fin troppo intelligente. Dove hai nascosto la formula? Potrebbe averla semplicemente memorizzata. Devo riuscire a farlo parlare. Meglio portarli altrove. Allarme! I Dalton sono scomparsi! Allora, ha dormito bene il nostro grande esperto in stupidologia? Sarò io il famoso studioso che verrà acclamato in tutto il mondo e non tu, miserabile nanerottolo! E adesso devi dirmi qual è la formula del vaccino! Te lo puoi scordare, la formula è mia e non te la darò mai! Non è giusto, è stato Joe ad inventare il vaccino! Farò tutto quello che vuoi. Allora, devi prendere un cactus, lo sbucci, lo fai sbollentare. Mi hai preso per un idiota? Questa è la ricetta dello stufato di cactus. Professor Albur, non è da stupidi voler eliminare la stupidità umana? La stupidità è forse una malattia? Chi decide chi è stupido e chi non lo è? Molto intelligente, decisamente troppo per i miei gusti. Professore, stiamo venendo a riprendere i Dalton. Pazienza, basta con questa follia. Betty, com'è possibile? Ferma il tuo carro, Joe Dalton! Non li semineremo mai con un due cavalli! Everett, tu che sei intelligente, hai qualche idea? Sbrigati! Tutto bene, Everett? Aiutateci! Ragazzi, ho un'idea! Forse ho trovato la soluzione! Everett! No! Non c'è dubbio, è finito l'effetto del vaccino! Da te. Stavolta mi hai delusa, zietto. Sapete, essere intelligenti è davvero devastante. Puoi dirlo forte. Assalto alla prigione. Vedo la luce del sole. Siamo liberi. Bravo, Joe. È stato facile, dopo tutto. Si può sapere che diavolo fai? Non potevo andarmene senza portarmi qualche piccolo souvenir, Joe! Che cos'è? Un libro sull'aeronautica, un cuscino, una palla di ferro. Beh, sì, ci sono affezionato. Queste sono le chiavi delle celle, perciò avevi la chiave della nostra cella. Ma certo, il portachiavi di Emmett gli è caduto a terra qualche giorno fa. Oh, che stupido, e ora come farò a ridarglielo? Ora potrei arrabbiarmi di brutto, ma filiamocela. Alt, fermi tutti! Che sta succedendo? Aspetta, Joe! Ho con me il mio binocolo! Dammelo! Quei tipi assomigliano a soldati messicani! Nascondiamoci! Mirate, hombres!
Esto là es el famoso penitenciario. Ma perché siamo venuti proprio aquí, General Santana? Perché es un símbolo, Pedro. Los americanos sono così fieri delle loro prigioni inviolabili che quando vedranno con che rapidità la conquisteremos, ce lasceranno annettere il Texas al Mexico senza resistenza! Lei è un vero genio! Montate le tende! Prepariamo l'assedio! Ok, dietro fronte, torniamo al penitenziario. Perché? Non capisco, Joe, visto che siamo appena riusciti a evadere! Perché se restiamo qui ci faremo massacrare, imbecille! Doppio imbecille! Oh, non rispondono! Quei brutoidi messicani hanno tagliato la linea! Ai 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 ai, ce ne sono a centinaia e avanzano! Il mio penitenziario cadrà nelle mani di quei selvaggi! Beh, non è detto, potremmo provare a negoziare! Vai! Se lo può scordare! Signor direttore! Qui c'è il generale Santana, vuole parlare con lei! Il suo atteggiamento le fa onore, generale. Porta il marchio dei grandi uomini. Rinunciare a una follia è una grande prova di saggezza. Signori, accompagnate fuori il nostro ospite. Sei tu che devi fare i bagagli, gringo! Non possiamo discuterne davanti a una buona tazza di tè? Io bevo solamente caffè, molto ristretto. Sappia che non ci arrenderemo! Soy encantado da tanta foga. Lei ha il temperamento di una autentica rivoluzionaria, signorita. Lo prego, non ci faccia caso. Ha un carattere un po' impetuoso, ma quando la conoscerà meglio vedrà che... Devo ammettere che il carattere delle donne yankee me gusta mucho, ma, parola di Santana, conquisterò esto penitenziario e il tuo corazón, mi querida. È una vera catastrofitudine. Questo è poco ma sicuro. Capite? Siamo perduti. Ah, sì, senza dubbio. Non possiamo neanche fuggire. Oramai l'esercito messicano ci ha circondati. Perciò avrei un piano da proporle. Everell, dimostrazione. Ta-da! È un libro che ho preso in biblioteca. È come un carro, però vola. Abbia fiducia, signor direttore. È un piano infallibile. Chi avrebbe mai detto che sarei stato costretto ad evadere dal mio penitenziario? No, non faccia così, noi ci siamo abituati. Fate un po' di posto, per favore! Qualcuno vuole delle pannocchie arrostite? Los gringos stanno scappando! Allerta! Allerta! Che razza di idiota! Come osano quei gringos? Cura volontà! Signorina Betty, Rantanplan! Signorita, com'è sfortunata! Maglio! Sei davvero la dura principessa! Bene, qui non ci vede nessuno! È il momento! Voi due sorvegliate i prigionieri! Non andrete lontano, fratelli Dalton! E chi ce lo impedirà? Forse lei, signor Peabody? Aiutatemi a liberare la signorina Betty e vi concederò l'amnistia totale! Yeah.
vuole dire la vera libertà. Non dovrete più nascondervi. Senza più dormire dietro le rocce. Senza più mangiare gli scarabei. È la vita che sognavate. Sì! Affare fatto. Ma ci serviranno dei rinforzi. El penitenziario è stato vuoto. Quegli stupidi gringos sono molto vigliacchi. E lei è un barbaro! Per colpa sua nessuno riuscirà più a vivere in pace. Tu es deliziosamente schietta. Fammi strada, signorita. Un po' di te. Ehi là, ciao Topolino. Ehi, ascolta, non ti devi mai vergognare di essere un topo. Lascia che il roditore che è in te si esprima liberamente. Guarda come faccio io, dimostrazione. Goffi! Mi sento un po' ridicolo. Oh, per favore, lo ripeto ancora una volta quello che ha detto. Ho detto che abbiamo perso il penitenziario. L'avete perso per colpa di quei piccoli messicani. Insomma, pensate di poterci aiutare o no? Sì, a patto che Peabody prometta di comprare souvenir indiani per 500 anni. 500 anni? Neanche per sogno. Allora auguriamo buona fortuna a Peabody e alla sua gente. 300 anni e l'affare è fatto. Aug. Allora, da quello che so, i palloni si pilotano azionando questa leva che dovrebbe... Mantenete la calma, mantenete la calma! Vedrete che ci riusciremo! Sono convinto che non ci siamo allontanati molto dal penitenziario! E... Per dirla tutta, questa pozione non mi ispira nessuna fiducia. Nel caso di un attacco d'ira possono manifestarsi degli effetti indesiderati. Capito, Joe? Perciò evita di arrabbiarti. Credo che avremmo diritto a una dimostrazione. Allora, soddisfatti o rimborsati. Comunque sia, al punto in cui siamo non ci rimane altra scelta. Bene, troviamo la signora Betty e facciamola finita. Hola! Hola, come va? Voi controllate l'alloggio della signorina Betty, io darò un'occhiata nel mio ufficio. Querida mia, i tuoi occhi sono come due soli ardenti nel magnifico paesaggio di tua bellezza. Davvero? Beh, attento ai colpi di sole. Invece di fare il vile adulatore, perché non rinuncia ai suoi piani di conquista? Non se ne parla! In tal caso, io mi eclisso. Todos los soldados devono presentarse nel cortiles. Il presidente Ulysses Grant? Il tempo dell'autoritudine è tornato. La signorina Betty non è nel suo alloggio. Continuiamo a cercarla con discrezione. Piuttosto, dove si è cacciato Everell? È fantastica questa ricetta dei burritos! Accidenti, quell'idiota finirà per rovinare tutto. Non ti arrabbiare, Joe. Ricordati le controindicazioni della pozione. Un maialino, speriamo che lo prendano. Sarà una delizia con questa salsa piccante. Forse sarebbe il caso di dargli una mano. Non ho ancora trovato la signorina Betty. E voi? E dov'è Joe? Presto, aprite quel maledetto portone! Vogliono farmi alla spiedo! Alla luce, il portone! Prendiamolo! Mio amico, avrei bisogno di uscire. Ti dispiacerebbe aprire il portone, per favor? Ora chiudi il portone!
Allora, avete fame, ragazzi? Ehi, guardate, ho ritrovato Joe! Ora per festeggiare ci mangiamo il bel maialino! Ma dov'è il maialino? Basta, noi ci fermiamo qui. Questa è una missione davvero impossibile, signor Peabody. C'è ancora una speranza. Il treno del presidente Grant deve passare qui vicino. Se lo mettiamo al corrente della situazione, lui saprà come respingere l'invasione. Amnistia! Che freddo! Qui si mette male, Emmett. Quanto ci manca per arrivare? Ho un'idea! Potremmo fermare il treno del presidente facendo semplicemente un cenno al macchinista. Se non fosse per i completini a righe, potrebbe anche funzionare. Non ci avevo pensato! Che sciocchino! Ma prima non doveva dire sì, uno... Sì, ma chi importa, visto che ha saltato il due... Recuperiamo Peabody! Non possiamo presentarci dal presidente senza di lui! Ehi! Sto volando come un uccellino! Credo sia il momento di farci annunciare. È vero quello che ha detto? Bene, seguitemi. La vostra sarà una missione di vitale importanza. Dovrete preparare il terreno per l'arrivo del mio esercito. Che bello! Mi è sempre piaciuto falciare l'erba. Vi presento il signor G. G come Gadget. Vi fornirà l'equipaggiamento per la missione. Gadget elegante e discreto. Può essere tranquillamente messo dentro un vaso o nell'occhiello della giacca. Ma cosa ci facciamo con un fiore? Vuole scrivere le sue memorie, una ricetta, una poesia d'amore? Che cos'ha di speciale? È una penna! Questa valigetta contiene il necessario per portare a termine la missione. Spero che ne facciate buon uso. E questo qui a che cosa serve? No, attention, non lo tocchi! Altrimenti esplode! No, questo è il mio pranzo, per la precisione, ed è sacro! Signori, l'intero paese conta su di voi! Ci rivedremo al levar del sole! Lunga vita al presidente! Cosa c'è da mangiare? Sono sicura che lei possa rinunciare all'idea di occupare il penitenziario. Sappi che Santana non rinuncia mai, ma sempre adelante! E scusami, mi sono lasciato un po' trasportare. Cosa fai, amico mio? I topi non abbaiano. Lascia fare a me, con Rantanplan quel brutto gatto non ti darà più fastidio. Oh, tranquillo, amico, è tutto perfettamente sotto controllo. Spero che abbocchi, altrimenti siamo spacciati. Ho preso qualcosa, finalmente! Bene, vediamo cosa c'è nella valigetta. Una trovata geniale! Ci vedo come se fosse pieno giorno! Oh! Bene, signori, dobbiamo trovare un modo per superare questo muro. Dopo piazzeremo gli esplosivi all'interno del penitenziario. Con questo gadget sarà un gioco da ragazzi. Ehi, aspettatemi! Bene, va
vado a cercare la signorina Betty. Preparate i fuochi d'artificio. Ehi, dove andate? Aspettatemi! Presto, ragazzi, bisogna agire in fretta, sta per far giorno. Che caldo bestiale! Te la do io una bella rinfrescata! Allora, che ne dici? Ora va meglio? Mai vista tanta stupiditudine! Pazienza! Ah, come puedo resistir? Io sono molto impaziente! Tu es ancora più appetitosa di una torta alla fragola! Generale, c'è bisogno di lei! Abbiamo appena catturato delle spie! Faccia presto! Delle spie? Che il dovere mi chiama! Ecco le impavide e temibili spie. Quegli imbecilli si sono fatti catturare. Dovrò sbrigarmela da solo. Spero che funzioni stavolta. Se puoi sapere cosa siete venuti a fare a chi? Ah, beh, abbiamo conosciuto il presidente Grant, che ci ha dato degli occhiali per vedere anche di notte e delle cinture speciali con le eliche. Il presidente Grant è molto spiritoso. Sì. E perché non la regina d'Inghilterra? Basta! La smetta di comportarsi come un bruto! Non ti preoccupi, muchacha, poi sarò tutto per te. E sto brutto momento passerà. Ma insomma, questo è un vizio! Io sono il presidente Grant e esigo la liberazione immediata dei miei concittadini. Altrimenti cosa fa, piccolo presidente? È molto semplice. L'intero esercito del mio paese, centinaia di soldati a cavallo, ha circondato il penitenziario. Questa volta è finita per te, amico. Se i soldati del tuo esercito sono piccoli come te, dovremo fare molta attenzione a non calpestarli. Io non sono piccolo, va bene? Non sono piccolo, faccia di tortiglia! Bello, me gusta, te preferisco così, amigo. Ottimo lavoro, Joe, gli hai fatto vedere chi sei. E adesso cosa prevede il piano? Il piano prevede che chiudi la bocca, imbecille. Bene, allora, che cosa vogliamo fare? Ora basta! Fai tacere questa specie di cane! No! Prendilo, faccia di burrito! Niente rinforzi, lo sapevo. Non si può fare mai affidamento su questi politici. Perfetto, mentre questi imbecilli si massacrano tra di loro, noi ce la filiamo. Fermila, amigos! Dovete ancora fare i conti conmigo! Il penitenziario! Sei grande, Pete! Ci hai riportati a casa! Cosa? Mio esercito! Spiate la tua terra come una tortiglia! La vostra è una causa persa, generale Santana! Fuggite! D'accordo, ma tu verrai con me, mio amor! Prendi questo, questo, questo! Adios, mio amor! Via libero, piccolo topo! Finalmente puoi vivere la tua vita come un vero roditore! Autoritudine e coraggitudine! Joe Dalton, con questa medaglia io ti decoro per i servizi resi alla nazione! Sei commosso? No, sta soffrendo perché mi ha piantato la spilla nel petto!
Bene, ora siamo liberi, amnistiati, giusto? Quindi possiamo andare. Una promessa è una promessa. Tutte le vostre condanne sono annullate. Siete liberi. Ah! Oh, sì! Mi viene da piangere. È triste veder partire quattro guardie. Eh? Ehi, sai una cosa? Non avevo mai visto un cane così piccolo. Non è grave, devi imparare ad accettarti. Capirai che è meraviglioso essere un cane. Guardate, ho rubato la valigetta. Evadere sarà un gioco da ragazzi. Oh! Ehi, un momento, aspettate. Prendeteli! Ehi, ci siete mancati, ragazzi. Te la faccio mangiare, quella dannata valigetta! Furto di valigetta presidenziale. Sono circa 69 anni di prigione.